A poca distanza da Papa Francesco, il maestro pasticcere Lillo De Fray ha mostrato fiero il frutto del proprio lavoro e di molti altri pasticceri provenienti da Piazza Armerina, Gela, Caltanissetta e Niscemi. Una torta semplice di ricotta e panna con decorazioni giallo limone e bianco e con lo stemma del Papa realizzato da Rosi Carlotta. 2 metri per 85 circa di bontà, progettati dal maestro pasticcere nisseno proprio in occasione dell'arrivo del pontefice a Piazza Armerina. Il Santo Padre, quando l'ha vista, ha allargato le mani felicemente come un bambino perché ha visto realizzato quello che è il suo stemma personale e non solo, ha visto anche. Poi ci siamo guardati in faccia e mi ha fatto capire cosa, ho detto, rappresenta proprio la fratellanza. Quindi, facendo con le mani così, lui mi ha risposto prendendo le mani, mettendosi al cuore e facendomi direttamente, diciamo, la benedizione. Per me mi è arrivato un calore, proprio mi è arrivato alla testa e ai piedi, proprio qualcosa di serenità. Poi c'era l'altra fase dove noi dovevamo essere presenti anche sotto il palco. E onestamente ero distante circa 200 metri dal palco, ma non mi sono sentito di lasciare i colleghi che avevamo realizzato quella torta per poter andare sotto il palco. Ci ha chiamato diverse volte il segretario del vescovo per andare, perché noi avevamo questa possibilità, ma io le parole che mi hanno sussurrato all'orecchio sono state proprio in quel momento che il Papa ha detto: non bisogna apparire, bisogna fare. Quindi per me è stato come dire: va bene quello che hai fatto, avrai tempo anzi, è come una promessa, ci vediamo a Roma. Poi la benedizione fatta direttamente, un qualcosa di. Io che auguro che tutti abbiamo di questa fortuna. Il secondo Papa che mi benedice direttamente, per me è un onore. Oltre alla torta, anche altre due specialità erano presenti a Piazza Armerina, le spine sante e le crocette. Noi abbiamo avuto la gioia e la grazia di poter ringraziare Sua Santità con i nostri dolcini, le spine sante e le crocette, guarda caso il giorno dopo l'esaltazione della festa della Santa Croce. E certo, per noi è una grande gioia. Siamo riusciti ad ottenere tutto ciò grazie a Monsignor Lillo di Dio, che è il segretario particolare del Vescovo di Piazza Armerina. E oltre a questo abbiamo anche la testimonianza che tutto è stato dato al Papa. Al Comitato ci siamo mandati una piccola delegazione perché giustamente le richieste erano tante e quindi ci siamo dovuti restringerci, ci siamo andati solo in due. Però la nostra cosa è un'altra, quella che ci è stato promesso, che quanto prima andremo in una delegazione molto più ampia direttamente a Roma a parlare con Sua Santità.